sommato era abbastanza fattibile. L'Italia non è un paese per ragazzi, ma i giovani hanno uno spiccato senso dello Stato. Dati contrastanti nell'annuale relazione al Parlamento del Garante per l'infanzia. Sentiamo Roberta Badaloni. Un innato senso dello Stato negli adolescenti italiani che hanno fiducia nelle istituzioni e apprezzano Lino Di Mameli, conoscono l'articolo 1 della Costituzione. La delusione arriva dopo, spiega il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora alla presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso. Distacco, diffidenza verso la politica di cui imparano a conoscere le promesse mancate. Ed è un popolo che si va assottigliando, circa 10 milioni i minorenni, di cui l'11% di origine straniera, con un numero di nascite che nel 2014 ha raggiunto il livello più basso dall'Unità d'Italia. Il numero che aumenta è invece quello dei minori poveri, circa 800.000. Gli adolescenti oggi sono soprattutto figli unici nel nuovo assetto familiare ridisegnato dalla crisi e sono sempre meno coloro che hanno entrambi i genitori che lavorano. Abbiamo lanciato oggi un appello al governo perché non ci siano più i tagli che ci sono ormai da anni sulle politiche per l'infanzia e per l'adolescenza e soprattutto perché si sostengano nuove misure di reddito alle famiglie e soprattutto alle famiglie con adolescenti molto poveri. Un premio va al cantante Mengoni, punto di riferimento per molti ragazzi per la sua attenzione e responsabilità nei messaggi che veicola con la sua immagine. Mi ritengo ancora un giovane pur avendo 26 anni, quindi grazie ovviamente al garante, mi chiamo Vincenzo perché ormai è più o meno mio coetaneo, magari. Da domani con